Buongiorno a tutti e buon martedì 18 agosto. Spero che abbiate la possibilità anche dai luoghi di vacanza di poter vedere questo piccolo commento alla parola del Vangelo quotidiano e di poter essere così ristorati non solo dal bel luogo dove villeggiate, ma anche dall'ascolto della parola. E sarà sicuramente un buon ascolto perché invochiamo ora lo Spirito Santo. Spirito di Dio, vieni ad aprire sull'infinito le porte del nostro spirito e del nostro cuore. Aprile al mistero di Dio e all'immensità dell'universo. Apri il nostro modo di pensare, perché sia pronto ad accogliere i molteplici punti di vista, anche diversi dai nostri. Ascoltiamo il Vangelo anche oggi preso da Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora chi può essere salvato?» Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi». Come fa a passare un cammello per la cruna di un ago? Cioè, provate ad immaginarvi il cammello e la cruna di un ago. Non è impossibile, dice Dio, eh? Non è impossibile se noi siamo disposti a lasciare qualcosa. Lo dice molto bene Gesù: chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, eccetera, eccetera, solo con questo lasciare si potrà far passare un cammello per la cruna di un ago. Ecco, questo verbo lasciare, questo gesto del lasciare, è veramente rivoluzionario, faticoso, esigente, ma se è vero il lasciare, è capace di generare vita nuova. Pensate per esempio alla fatica di lasciare andare una persona cara quando muore, oppure la fatica di lasciare nel cassetto un desiderio che non è opportuno. Lasciare la libertà a una persona vicina e amica di fare strade e scelte diverse dalle mie. Lasciar fare ad altri quello che avrei potuto fare io. E anche lasciar fare a Dio qualche volta non è così facile. Lasciare, badate bene, non è menefreghismo, ma è attenzione. È prendere, cioè, consapevolezza che non tutto quello che accade nella mia vita dipende da me e dal mio controllo. Se io lascio, allora passo per la cruna del lago, entro nel regno di Dio. Mi ci ritrovo dentro e mi ci trovo pure bene. Se lascio, entro in una prospettiva tutta nuova, in un modo di vivere le cose nuovo, in uno stile evangelico che è liberante per me e anche per gli altri. Allora davvero tutto è possibile, anche il cammello per la cruna di un ago. Allora la vita di tutti i giorni mi si ripresenta moltiplicata, come dice Gesù, per 100 volte.
100 volte tanto nella sua intensità e nella sua bellezza. Conviene dunque fare i conti a questo punto e tenere presente il fattore moltiplicatore, quello che moltiplica tutto per 100, come ci dice Gesù nel Vangelo. Questo fattore moltiplicatore è proprio lui, è il Signore Gesù. Ci viene infatti chiesto nel Vangelo di lasciare tutto per il suo nome. Chi avrà lasciato per il mio nome riceverà 100 volte tanto. È lui dunque il motivo per cui vale la pena lasciare, per l'amore che abbiamo per lui e per Dio. Questo è il fattore moltiplicatore. Chiediamo allora a Dio che ci insegni ad avere fiducia nelle sue promesse, per non avere paura di lasciare. E lo facciamo con il Salmo 128, che racconta quel centuplo che viene da Dio. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco come è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ed è proprio questa benedizione che ora chiediamo al Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie della vostra compagnia in questi minuti, ci vediamo domani.